Siamo nella sala stampa della Vita di Gambiarini a Palamandano al termine di questo primo skill major stagionale, una buona affluenza di pubblico, tante buone cose, si è visto anche sicuramente il lavoro fatto in allenamento in questa fase di preparazione. Coach Pino Sacripanti con noi in sala stampa, analizziamo un po' questa prima apparizione della squadra. Beh, mi sembra che abbiamo fatto delle buone cose nei primi 20 minuti con una grande fluidità di movimento di palla, con delle buone esecuzioni e anche con una buona difesa. Nel terzo e nel quarto tempo è calata un pochino la brillantezza, abbiamo un po', come dire, concesso qualche cosa di più, qualche tiro aperto sbagliato. Comunque nel complesso penso una partita sicuramente positiva che ci ha fatto vedere quello che nel precampionato, in questi solamente 8-9 giorni, abbiamo cercato di mettere insieme, dando le migliori, come dire, giochi per rivestire un po' le qualità dei giocatori. Non dimentichiamo che a questo Scafati di stasera mancavano tre americani. Sì, beh, mancava chiaramente Logan, Robinson, che è fermo per pochissimo, riprenderà più presto la squadra, e Pinkins. Però credo che sia stata anche una buona occasione per tutti gli altri per potersi mettere in mostra, per avere dei minuti e per fare un'esperienza importante quando poi avranno meno minuti a disposizione per poter stare in campo. Quindi tutti quanti hanno provato a dare così più energia possibile all'interno di quello che abbiamo fatto. Dal punto di vista invece fisico, come trovi la squadra? Beh, una squadra che ha fatto 9 giorni di preparazione, quindi è partita abbastanza brillante, ha fatto delle buone difese, ha fatto delle buone giocate e poi piano piano, diciamo che piano piano andando avanti sull'ultimo quarto si è vista la pesantezza sulle gambe che piano piano è arrivata, come è giusto che sia dopo questi giorni di preparazione.